farti una piccola intervista. Ai tuoi tempi, nonna, per andare a scuola potevi vestirti come volevi? Potevi fare le stesse cose che facevano i maschi? I maestri invece, nonna, ti davano brutte punizioni? Ah, va bene, nonna. Ciao e grazie. E nonna mi ha detto quando andava a scuola, ai suoi tempi, era molto più difficile perché i maestri erano molto più severi. Invece adesso non sono come prima, sono ma molto più clementi. Oggi alla mia nonna ho chiesto com'era quando lei andava a scuola. Correva l'anno 1968. Erano classi composte da 25-30 alunni. Indossavano il grembiule nero con fiocco rosso e colletto alto per le femminucce, mentre per i maschietti il fiocco azzurro. Avevano un unico insegnante per 5 anni. Si usava fare ogni anno la foto di gruppo su un alfabetiere. Adesso è tutto diverso, non c'è differenza fra bambini. Il nostro grembiule è uguale per tutti e le foto si fanno spesso e siamo tutti insieme, maschietti e femminucce. Sì, le nostre insegnanti quando sbagliamo ci aiutano con pazienza, ci sostengono e danno fiducia con le parole. Sono bravissime e buonissime. Sono fortunata ad essere nata in quest'epoca. Ho chiesto a mia nonna com'era la scuola ai suoi tempi. Lei è una nonna molto giovane, quindi non c'era molta differenza rispetto ad oggi. Lei andava a scuola vestita con il grembiolino rosso, con la cravatta a righe bianche e rosse. Invece i maschietti portavano un grembiolino azzurro come una giacchetta corto con la cravatta. E le femmine andavano a scuola da sole e senza compagni. Ho intervistato le mie nonne. Una nonna aveva tanti fratelli e sorelle, ma non poteva andare a scuola, doveva badare a loro. Ma se voleva, poteva impararsi un mestiere. I fratelli maschi potevano andare a scuola, ma le femmine no. L'altra nonna poteva andare a scuola, però quando tornava da scuola doveva aiutare i suoi genitori o andare in campagna. Quando sono diventate grandi hanno capito che la scuola è molto più importante, quindi sono andati a una scuola serale. Nonna, quando era piccola, frequentava una scuola femminile. A quei tempi esistevano scuole femminili e scuole maschili. Nelle scuole femminili veniva insegnata l'arte del cucito e del ricamo. La mia nonna mi ha raccontato che le bimbe dovevano indossare gonne e calzettoni in grembiule blu. Non avevano lo zaino, ma portavano i quaderni con un elastico e l'astuccio era una scatoletta di legno. I maestri erano molto severi e usavano una riga quando si commettevano errori. Le femmine non potevano giocare con i maschi.